Buongiorno, oggi siamo qui da Radio Birichina nella Scuola Fontana, nell'aula lettura, Istituto Comprensivo Gino Strada e oggi faremo un podcast che si intitola Domande filosofiche per adulti strani e io sono qua con la mia compagna. Io mi chiamo Pietro e lei? Fenice. Partiamo con le domande. Buongiorno, come ti chiami? Buongiorno. Io mi chiamo Anna. Possiamo sapere l'età? 41. Che lavoro fa oggi? Fai oggi? Lavoro all'università, faccio la ricercatrice. Era il lavoro che sognavi di fare da piccola? Assolutamente no. Ho imparato nel tempo che mi piaceva questo lavoro. Hai ancora un sogno nel cassetto? Wow! No, direi che li ho realizzati. Ma gli adulti sognano ancora? Sì, sì. Oggi ti senti libera come quando eri bambina? Direi di sì. Per me è stato sempre molto importante essere libera. Che cos'è per te la libertà? Poter pensare senza essere influenzati dalle aspettative degli altri e dai pensieri degli altri. Che cos'è la rabbia per te? È un momento in cui non controlli le tue reazioni. È sempre negativa? Per me sì, anche se forse ci dovrei lavorare. Qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Rispettarsi e fidarsi l'uno dell'altro e rispettare gli impegni. C'è differenza tra amore e amicizia? Non molta differenza. Cosa pensi quando ti viene in mente la morte? Un pensiero che ho avuto quando è morta la mia mamma. Adesso ci puoi dire qual è il segreto della felicità? Ettore, è il segreto della felicità. Questi occhioni qui. Grazie per essere venuta. Da Radio Birichina è tutto. Un saluto dalla quarta A. Ciao. Grazie a voi. Ciao.